Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi spacchettiamo insieme due pacchettini che mi sono arrivati. In uno dovrebbero esserci trucchi, in un altro vestiti, che sono le cose che più adoro al mondo. Mi levo subito la felpa perché fuori fa caldo, cioè fa freddo. Non fa caldo, se no non avrei messo la felpa, Giulia. E però con le luci fa caldissimo e tipo mi piace questa cosa che fa caldo perché sono super mega freddolosa e praticamente ha fatto freddo un giorno e già mi sono raffreddata, quindi se vedete insomma un po' strano, a parte che sono truccata da stamattina, adesso sono le 9 di sera, quindi insomma il mio trucco non è tipo wow, come appena fatto. E niente, iniziamo. Allora, iniziamo con il pacchetto dei vestiti, visto che ci sono poche cose qui dentro e ce ne sono tante invece nell'altro. Quindi iniziamo con questo qui. Spero di aver azzeccato il pacchetto giusto. Queste cose le ho prese da un sito che si chiama Shein, non so se si pronunci tipo Shein, non so quale sia stata la loro intenzione, se tipo farlo in inglese, se è un nome così inventato o che cosa. E mi hanno detto: Giulia, vuoi collaborare con noi? E ti mandiamo tre prodotti e ti diamo un codice sconto per le persone che ti seguono del 15%. Questo sito ha delle cose davvero carinissime e calcolate che costano già di per sé davvero poco. Quindi, se ci aggiungete il 15%, ovviamente costano ancora di meno. Ha delle cose super mega carine. E appunto, vi faccio vedere che cosa ho scelto io. Sono stata 6 ore lì, ho tipo messo 60 cose nel carrello. E poi piano piano le ho eliminate perché dovevo arrivare a 3. Allora, prima cosa, questa qui mi piace tantissimo, credo diventerà tipo una specie di loro must have, o no, must have, best seller, ecco come si dice, perché è davvero carinissima, c'è in tantissimi colori. Comunque, lo sconto, io chiacchiero così a bambera, lo sconto richiede un codice, ovviamente ve lo scrivo sia in descrizione come sempre, ma ve lo metto anche qui così almeno appunto lo vedete. Questa qui è una maglia che è fatta così con lo scollo a V, vi metto anche la foto qui che c'è sul sito indossata così la vedete direttamente, senza che mi provo tutte le cose anche perché alcune sono, cioè c'è un vestito, è difficile da provare, da farvelo vedere più che altro. Ah, lo scollo così a V è carinissima perché ha tipo questo pizzo nero ed è morbidissima, fatta in questo modo. Secondo me adesso per l'autunno che inizia a fare più freddino è davvero carinissima. Non è pesante, cioè non è uno di quei maglioni da mettere d'inverno, appunto è da mettere in autunno. Magari se non siete freddosi come me potrebbe essere anche una maglia da mettere d'inverno. Se invece siete delle persone normali, appunto potete indossarla sempre. Questo è un vestito e la fantasia è davvero bellissima. Dovrebbe essere un vestito lungo. Ok, le forbici si sono incollate perché ci taglio sempre le cose con la colla sopra. Questo vestito dovrebbe essere lunghissimo. Ora, io non so descrivere i tessuti, non ho veramente la minima idea di come si possa definire questo. Ve lo faccio vedere magari da vicino così me lo dite voi. È morbidissimo, ma è tipo quel tessuto che se lo grattate fa. Non ho idea di come si chiami, sono veramente pessima a descriverli. Comunque, vi metto anche di questo la foto qui. È un vestito con le bretelline. La cosa che vedo subito che mi piace è che le bretelline sono piccole. Una cosa che io non sopporto, che devo sempre restringere le bretelle dei vestiti, perché le fanno chilometriche. Io dico neanche se una è alta 5 metri, cioè va bene. E quindi la scollatura arriva tipo sempre sotto il seno. Invece, mi piace un sacco che le bretelline sono così piccoline, è fatto, vedete, con i bottoncini e poi è ripreso qui in vita e poi cade lungo, morbido verso giù, però la cosa carina è che praticamente ha i bottoni, no, non proprio fino alla fine, ma quasi fino alla fine, quindi in realtà dipende quanto lo volete aperto, potete appunto chiuderlo tutto quanto, lasciare qualche bottoncino scoperto. Secondo me questo qui messo con un giacchettino, adesso che è inverno, eh sì, dai, adesso che è autunno è carinissimo. Quest'altra cosa io tipo ci vivrò dentro, cioè secondo me è tipo bellissima. E adesso che ve la faccio vedere ve ne innamorerete anche voi. È praticamente un giubbottino, lo definiamo così, non lo so, tutto così, tipo orsacchiotto di peluche, ragazzi, è morbidissimo. Non ha il cappuccio, non so perché me lo ricordavo con il cappuccio. Ha lo scollo fatto così. È un po' larghetto con le tasche
E con le maniche così normali, cioè, non... che descrizione! Non è troppo imbottito dentro, quindi anche questa non è una cosa da mettere quando fa davvero tanto tanto freddo. Però, vi ripeto, secondo me io ci morirò qui dentro quest'autunno. Ci tengo a precisare che il link che ho inserito qui, cioè i link di questi capi, non sono di affiliazione, quindi io non ci guadagno assolutamente nulla a far vedere questi capi, però vi posso garantire che vendono davvero delle cose carinissime. È la prima volta, non è vero, non è la prima volta, perché già ho collaborato con loro adesso che ci sto ripensando, tipo l'anno scorso, 2 anni fa, e mi era arrivato un maglione bellissimo, ma le cose anche costano così poco, vi posso assicurare che sono ben fatte. E sapete che io non ho i peli sulla lingua, anche se mi mandano qualcosa, non ho come si dice, non è che ho paura a dirvi che non mi piacciono, ma queste qui almeno così mi sembrano davvero ben fatte. Passiamo al pacchettino di make up e ho fatto un ordine di Make Up Revolution. Allora, non ho ordinato proprio sul sito tipo makeuprevolution.it, ma ho ordinato su un sito che si chiama Revolution Beauty, che praticamente ha tutte le linee di Make Up Revolution. Se ho capito bene, dovrebbe essere il sito di Make Up Revolution, ma tipo in versione inglese. I prezzi sono gli stessi, secondo me è molto più navigabile del sito di Make Up Revolution italiano. Quello lì mi sembra proprio fatto male, confusionario, secondo me. Sono riempita di peli del giacchetto. Secondo me dovrebbero un attimo rivisitarlo perché non è fatto tanto bene. Quindi ho deciso di acquistare su questo sito. Ho fatto un bell'ordine, cioè ho comprato parecchie cosine perché so che in tantissimi siete interessati alle cose di Make Up Revolution. Quindi ho detto facciamo un bell'ordine così riesco a farvi tanti video. Calcolate che il pacchetto mi è arrivato in pochi giorni. Adesso vediamo se c'è scritto quando ho ordinato. No, non c'è scritto quando. Ah, sì. C'è scritto ho ordinato il 15 settembre e mi è arrivato il 17 settembre, quindi ci ha messo 2 giorni, sono stati davvero velocissimi. Calcolate che i tempi di spedizione possono variare a seconda di che tipo di spedizione scegliete. Solitamente ci sono diverse tipologie di spedizioni, tipo quelle non tracciabili, quelle tracciabili ma tipo in 7 giorni lavorativi, quelle tracciabili in 2 giorni, una cosa del genere. Adesso ho detto dei numeri così sparandoli un po' a cavolo. E poi a seconda di quanto spendete vi regalano delle spedizioni. Se volete quelle superiori ovviamente dovete pagare. Quindi a seconda di quello, cioè del tipo di spedizione che scegliete, sicuramente vi arriverà in tempistiche diverse. Allora, questa qui, perché ho letto sul sito, ma ho ordinato così per caso, io neanche me ne ero accorta fino a che non ho finito l'ordine. Questo video sarà lunghissimo. Cioè, praticamente, se spendevi più di 35 euro, qualcosa del genere, ti davano questa qui in omaggio, che è praticamente una busta che contiene dei prodotti segreti. Quindi, questa la apriremo dopo. Prima vediamo le cose che ho ordinato io. E sono, cercherò di non far cadere nulla, queste qui. C'è parecchia roba all'interno. Allora, spuntano fuori 2 matitine che sono davvero piccine. Calcolate che di tutti i prodotti vi metto il link in descrizione, vi scrivo il nome del prodotto, il colore e vi metto il link. Di questo sito ho il link di affiliazione, quindi se decidete di fare un ordine su questo sito e passate attraverso i miei link, vi ringrazio tantissimo, come sempre. Allora, il primo colore che ho preso è Takeover, invece l'altro si chiama Chauffeur, credo si pronunci così. Sono impacchettate benissimo, nel senso che sono dentro la scatolina di carta, ma sono anche messe con la plastica intorno. Ne aprirò una giusto per vedere più o meno che texture ha. Allora, questa qui è Takeover, mi sembra un colore molto carino, anche se trovo che non sia super mega intenso, cioè se ci fate caso qui risulta più scuro il colore, invece poi applicato risulta molto più chiaro, proprio perché non sono tantissimo scriventi, se ci fate caso, però se ci ricalcate sopra comunque il colore esce. Calcolate che l'ho pagata davvero pochissimo, cioè non mi ricordo quanto, ma le ho prese perché ho detto, visto che sto spendendo poco, aggiungiamo anche queste due all'ordine. Allora, ho aperto anche l'altra che mi sembra molto più scrivente ed è di un colore bellissimo, sono sicura che questo qui mi vedrete indossarlo tantissimo. Questo colore qui si chiama Chauffeur. Ho acquistato un setting spray, questo qui si chiama Supreme Hold Finishing Spray ed è praticamente uno spray fissante che
viene utilizzato alla fine del make-up per fissare tutto quanto. Sono curiosa se si può utilizzare anche per bagnare i pennelli e sono curiosa se può sostituire gli spray fissanti più costosi. Questo qui ho deciso di prenderlo perché spesso mi chiedete uno spray fissante economico e non so consigliarvi. Quelli che utilizzo io sono il Fix Plus di MAC e il Glow Setter di Glam Glow. Sono entrambi bellissimi, però ovviamente il prezzo non è bassissimo. Quindi ho detto proviamolo così almeno ho un'alternativa economica da consigliarvi. Di questo c'è anche la versione matte, però io ovviamente ho preso quella normale perché non ho una pelle grassa. Proviamola. Lo spray non mi piace tanto, è davvero tanto tanto aggressivo, cioè vaporizza davvero troppo prodotto, quindi magari la prossima volta starò più attenta, lo metterò più lontano. L'odore è non troppo forte, non ha una fragranza particolare insopportabile, però ovviamente non so ancora dirvi se farà il suo lavoro o meno. Ho preso anche una spugnetta che si chiama Advanced Complexion Expert Soft, che è praticamente questa qui che è gialla ma è identica a quella di Morphe. Ho detto proviamola, magari costa di meno, è uguale e quando la ricompro risparmio qualche soldino. Di questo sono super mega curiosa. Questo qui è della linea I Love Revolution e si chiama Rose Gold Glow. La confezione è leggermente rovinata, ma forse perché si è schiacciata in mezzo alle altre. Cioè, non è che è rovinata, ha tipo un angolo un po' schiacciato. Non facciamo polemica su cose che non esistono. E questo qui, il packaging è molto carino e dovrebbe essere una specie di copia di quello. Oddio, stava cadendo. Dovrebbe essere una specie di copia dell'illuminante di Kylie Jenner, non mi veniva, ed è questo qui, ha una parte più oro e una parte più rosa, mi sembra bellissimo, spero che si scocci bene come risulti. Sembra leggermente polveroso, infatti sono curiosa di vedere come si applica sul viso. Mi è capitato di avere un illuminante che non mi piaceva così swatchato sulla mano, ma che invece sul viso mi piaceva molto, quindi prima di giudicare voglio vedere come si comporta sul viso. Al massimo lo utilizzerò come ombretto, anche se ve lo dico, ma poi non lo faccio mai perché ho 6 miliardi e mezzo di palette e ne ho prese ancora delle altre perché non mi bastavano. Il prossimo prodotto che ho preso è della linea Revolution Pro e è la Lipstick Collection Matte Nude. Contiene 5 rossetti, non so se sono mini, vediamo subito. No, in realtà Pro Lipstick Matte Nude, questo è nel colore Naked, proviamo ad aprirne un paio. Ho preso questa confezione perché in realtà conveniva tantissimo, cioè non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma costa davvero pochissimo. E i colori, wow! Sembrano, aspettate, ve lo continuo così vedete quanto scrive rossetto. Sembra bellissimo, a parte che questo colore mi piace un sacco. Ok, questo è perfetto, cioè mi piace davvero tantissimo. Si chiama Protect. Quest'altro è Real. Anche questo mi sembra molto carino. Sì. Wow, ragazzi, sono super mega scriventi. Non me li sarei mai aspettati così, anche perché avevo acquistato tantissimo tempo fa, cioè tipo quando Make Up Revolution era appena arrivata in Italia, un rossetto che era tipo violetto, era della collezione di Halloween, cioè parliamo davvero di un sacco di anni fa, e non scriveva per niente, quindi ho detto vabbè, provo a prenderli giusto perché costano poco e magari i rossetti possono sempre interessare. I rossetti sono quelle cose che compriamo sempre, ce li abbiamo, ma ne vogliamo ancora di più. E ovviamente anch'io. E ho detto, vediamo come sono. Wow, anche questo super mega scrivente. Vi ho detto il colore, non, no, sì, è Raw, non mi ricordo se ve l'ho detto. Questo qui è un rosa davvero molto carino. Quest'altro si chiama Truth. È questo colore qui. Wow, mi piace tantissimo. Anche se in realtà è molto molto simile a quest'altro, forse è un pelino più chiaro e contiene leggermente. Oddio, in realtà ragazzi sono davvero. Sono quasi identici, guardate. Sono davvero curiosa di provarli sulle labbra per vedere se rendono così tanto, ma soprattutto se tengono. Prossimo, ok, sono rimaste quasi solo le palette. Questa è bellissima, cioè questa ha delle tonalità davvero stupende ed è praticamente la palette Revolution, no scusate, Revolution è la marca, Reloaded Velvet Rose. Come tonalità mi sembra sia molto simile alla Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, poi sapete che queste marche super mega economiche
cercano sempre di fare la copia dei prodotti costosi più venduti. Questa qui diciamo che è molto simile come tonalità appunto alla Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Questo oro sta chiamando il mio nome, lo sta strillando, quindi andrò a swatcharlo. E non mi sembra niente di che, quindi puoi anche non chiamarmi perché... Allora, gli opachi, guardate, sono super mega scriventi. Non so per quale motivo. Vi ricordate che fino a un po' di tempo fa facevano meglio i colori brillanti? Questo invece sembra molto pigmentato. Questo è una specie di glitter pressato. Questi altri invece sono colori luminosi, diciamo più classici. Stavo dicendo, fino a qualche anno fa facevano molto meglio gli shimmer rispetto che agli opachi. Adesso sembra che la situazione si sia totalmente ribaltata, cioè tutti si stanno concentrando sugli opachi e stanno un po' tralasciando gli shimmer. Non so se anche voi ci avete fatto caso. Prossima palette. Ta-ta! Questa non la apro perché voglio farci un video dedicato. È praticamente la Soft X, che è una ragazza, adesso lo so, mi avete rimproverato nell'altro video in cui vi facevo vedere la prima palette di Soft. Non so se sia Sophie, non so esattamente quale sia il suo nome. Questa ragazza ha fatto una collaborazione con Makeup Revolution e ha tirato fuori una palette molto carina. Ne è uscita fuori un'altra, cioè hanno fatto un'altra collaborazione e sembra ancora più bella della precedente. Anzi, sapete che c'è? L'apro, me la faccio vedere, ma non la tocco. Sono troppo curiosa di vederla aperta. All'inizio ho detto vabbè, non la prendo, tanto non mi sembra così eccezionale. Poi, girando un po' su internet, ho detto no, la devo assolutamente prendere, devo testarla e devo averla. Il packaging mi piace tantissimo, così specchiato, fatto in oro rosa. E questa è la palette. Guardate quanto è bella, mi piace tantissimo. Volete un video con questa palette, tipo un try on, un tutorial? Perché io volevo fare proprio questo. Per questo motivo non voglio toccarla, voglio provarla per la prima volta insieme a voi in un video. Ragazzi, ma quante cose ho preso? Mi sto un po' scioccando. Allora, questo era in offerta, ovviamente dovevo prenderlo, era in offerta. È un blush, siccome utilizzo sempre gli stessi blush, ho detto devo prenderne un altro. E ho sentito che in realtà quelli della Makeup Revolution sono molto carini. Mi sto rovinando tutte le unghie per aprire questi prodotti, cioè più che altro per tirare via lo scotch. E questo qui è un blush che dà sul pescato ed è Sunlight Mood Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter. Mi sembra davvero bellissimo e mi piace molto l'idea di avere un blush graduale, perché se voglio avere un colore più delicato prendo questa parte, se voglio avere un colore più deciso prendo quest'altra. Mi piace molto anche quello rosa, però ho detto proviamone uno, poi lo testiamo, visto che il mio carrello era già abbastanza pieno. Quindi se mi dovesse piacere prenderò anche gli altri colori. Calcolate che in realtà non mi sembra neanche di aver speso proprio così tanto, cioè avendo preso tutte queste cose. Se non ricordo male, ma potrei dirvi come al solito una cavolata, mi sembra di aver speso tra i 60 e gli 80 euro, forse più verso gli 80. L'ultimo prodotto, non per importanza, è un illuminante che si chiama Highlight Compact nel colore Opulence. E questo qui mi sembra molto molto bello. L'unica cosa è che non mi sembra proprio un illuminante da utilizzare solo come illuminante. Mi spiego meglio. A parte che secondo me questo è troppo scuro per me per essere utilizzato come illuminante, a meno che non prendessi soltanto questa parte. Però secondo me questo qui può essere utilizzato sia come illuminante sia come topping per il blush, cioè metto il blush sullo zigomo, invece di mettere l'illuminante solo su questa striscetta, lo prendo un po' così e lo metto su tutto lo zigomo per avere un effetto luminoso globale, non concentrato soltanto sulla striscetta. Secondo me è davvero, allora, super mega scrivente. Anche questo, trovo che gli illuminanti di Makeup Revolution siano davvero strani, a parte che secondo me sono bellissimi da utilizzare come ombretto. Quindi, se vi piacciono gli ombretti super luminosi, potete prendere una cosa del genere e utilizzarla sia come illuminante sul viso sia come ombretto per gli occhi. Non lo vieta nessuno, lo faccio spessissimo e trovo sia un trucchetto geniale per risparmiare anche tempo. Trovo che gli illuminanti di Makeup Revolution non si swatchino così tanto bene come magari possono essere poi applicati sul viso. Quindi anche questo sono curiosa poi di vedere come lavora applicato. Il packaging è bellissimo.
mi piace davvero un sacco. Questo qui sembra un prodotto molto più costoso di quello che è realmente. Ragazzi, mi stavo scordando, abbiamo qui la gift bag. Vi immaginate se tipo l'aprissi e all'interno c'è qualcosa che ho acquistato? Lo vedremo subito. Me la stavo proprio per dimenticare, anche se sto vedendo che sto girando questo video da 25 minuti. Ma mi hanno mandato un sacco di roba, cioè tipo è più quello che mi hanno mandato che quello che ho comprato. Posso spendere due parole per dire che le cose sono impacchettate molto molto bene, sono ricoperte da un sacco di mille bolle e co la cosa mi piace tantissimo perché ovviamente noi diamo dei soldi al sito e se il sito presta attenzione ad impacchettare le nostre cose, pollice all'insù. La prima cosa che vedo non è di Make Up Revolution, ma è tipo di un brand che si chiama Freedom. Ve l'ho detto, il sito ha tipo tutte le varianti di Make Up Revolution e qualche altro sito che potrebbe essere tipo una sottomarca o comunque appartenere sempre a Make Up Revolution. E questo qui è Bronzed Professional. Mi sembra carino, sono curiosissima di provarlo. Anche questo si può mischiare oppure prendere un colore alla volta. Secondo prodotto è di Revolution e è l'Ultra Strobe Balm. Credo sia una specie di illuminante in crema. Sì, è praticamente un illuminante in crema che non è che mi faccia impazzire perché è tanto giallo e molto iridescente. Come illuminante non mi piace tanto l'idea, però anche questo lo proveremo, come tutto il resto. Poi mi hanno mandato di Revolution Ultra Contour Kit, che è il numero 02. E questo qui contiene una terra, una polvere per illuminare. E questo qui dovrebbe essere una specie di illuminante, non so neanche che cos'è, tipo in crema. Però non è luminoso, sembra tipo cera. Non so a cosa serva esattamente. Poi della linea I Love Makeup c'è il Lip Lava, che dovrebbe essere un rossetto liquido. Ah, questo qui è tipo quelli di Too Faced. Comunque sì, dovrebbe essere un rossetto liquido così con la spugnetta. Il colore è Forgiven. Anche di queste cose vi metto il link in descrizione. E poi qui ho due rossetti. Uno è della marca Freedom. Vediamo, no, non mi sembra un granché. Il colore non mi piace e neanche il tipo di scrivenza sembra un po' traslucido. Il rosa non mi fa proprio impazzire, non so come si vede poi dal video, però non è che mi piace così tanto. L'altro colore invece è l'Iconic Pro Lipstick nel colore Propaganda, non Propaganda, Propaganda, che è un rosso che sembra bellissimo. Vediamo. No, non mi fa impazzire. È tipo un po' traslucido, cioè non, se fosse stato così intenso sarebbe stato davvero bellissimo. Comunque non è male neanche così, cioè se vi piace questa tonalità di rosso, alla fine mi sembra un bel rossetto. Non so ovviamente la durata di questi prodotti. Come ultima cosa hanno messo anche Ultra Base Corrector, che è una palette per fare la color correction, quindi c'è il rosa, il salmone, il violetto, il verde, il giallino. Ragazzi, c'è una ditata sul giallino. Ah no, non è una ditata, è tipo una specie di alone. Mi ero preoccupata per un attimo. Comunque è una di quelle palette che viene utilizzata per correggere delle discromie. Questo è tutto per oggi, spero che non vi siate annoiati ad arrivare fino a questo punto perché il video è lunghissimo, quindi scusatemi. Fatemi sapere che cosa volete vedere in altri video, se volete dei try-on, delle recensioni, dei tutorial. Come sempre scrivetemi tutto in un commentino qui sotto. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato il video e se vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!